Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi avrei il piacere di parlarvi di un argomento abbastanza curioso. Guardate, sto sistemando la camera. Parliamo di Coca-Cola. Coca-Cola è una famosissima bevanda che ormai consumano un po' tutti quanti, anche se ultimamente il consumo tende un po' a calare perché si ha una co corretta conoscenza dell'alimentazione. E ovviamente è chiaro che la Coca-Cola, così come Sprite, Fanta, sono bevande che molto zuccherate, che ovviamente bisognerebbe non berle perché fanno male alla salute, tipo venire il diabete. Troppi zuccheri, cause di obesità. Una volta si consumava tanta Coca-Cola. Coca-Cola praticamente era nata, creata da un farmacista, per motivi tuttora sconosciuti, aveva una ricetta molto curiosa e altamente interessante. Coca-Cola è un termine abbreviato di Coca-Cola cocaina. Una volta, tanti anni fa, alcune droghe erano a uso legale. Quindi nella Coca-Cola c'era caffeina e c'era anche la cocaina o eroina. Infatti si è trovata traccia di eroina. Era un mix di sostanze. Praticamente era una bevanda molto potente. Coca-Cola, il nero, è un caramello ed è una sostanza molto acidosa, molto acida, che era nata tendenzialmente per digerire. Infatti Coca-Cola, se tu mangi, che ne so, una pizza e poi ti bevi un po' di Coca-Cola, è molto acidosa, ti aiuta a digerire. Però è chiaro che per digerire ci sono tante altre sostanze più sane che possono aiutare, tipo il bicarbonato, se no farsi una camminatina, insomma, ci sono tanti altri modi, non è che uno deve bere per forza Coca-Cola. Coca-Cola era un pasto, era un mix di cose che facevano molto male, solo dopo la cocaina o l'eroina, quello che c'era nella Coca-Cola, era mix, dopo è stata dichiarata illegale, quindi gli sviluppatori di Coca-Cola hanno dovuto cavare eroina e c'è rimasto soltanto la caffeina. Infatti, Coca-Cola contiene caffeina, è una sostanza che dà anche un po' di dipendenza perché contiene caramello, è molto zuccherata. Infatti, Coca-Cola ti addormenta delle ghiandole che hai qui, e praticamente, se uno ci fa caso, quando io bevo con la Coca-Cola. Ma avevo giù la Coca-Cola e mi veniva sempre voglia di bere più Coca-Cola. Ed è una cosa che dà dipendenza, quindi è una bevanda che fa molto male alla salute. Infatti, ultimamente si sta anche poco pubblicizzando. Adesso le cose sono un po' cambiate. C'è un calo degli zuccheri, la Coca-Cola senza caffeina, però Coca-Cola con la caffeina è più buona. Perché? Perché è una sostanza che dà dipendenza, ti istiga a bere più Coca-Cola grazie alla caffeina. Infatti molti ragazzini, bambini, quando iniziano a bere la Coca-Cola, tendenzialmente sviluppano una grande dipendenza da questa bevanda, anche per merito della caffeina. Infatti i bambini non dovrebbero bere caffè almeno fino a 15 anni o 16 anni. Io il mio primo caffè lo iniziai a bere quando avevo 16 anni in un bar a Modena. E da lì in poi è nato un ciclo di dipendenza dal caffè. Ma il caffè è una sostanza che può anche fare bene se assunta in modalità moderata. Si sta intorno ai 2 caffè al giorno che ti possono aiutare, ti danno un rendimento fisico e mentale
il migliore, fa tutte le sostanze, il caffè, va a stimolare anche delle aree del cervello, ti possono aiutare a tenerti più sveglio, magari chi guida è notte. E bere un po' di caffè in maniera moderata può far bene, però è chiaro che un bambino che beve Coca-Cola, che contiene la caffeina, contiene molti zuccheri, quindi è un alto rischio di obesità. Lo zucchero è una sostanza che dà dipendenza, cioè ti istiga a continuare a prendere roba con lo zucchero. Lo zucchero è praticamente una cosa che tu la metti in una sostanza, quella sostanza diventa buona grazie allo zucchero, ma se tu mangi quella stessa sostanza, cioè senza i zuccheri, c'è una differenza, quella sostanza non è buona. Quindi lo zucchero è una cosa che fa diventare buone le cose non buone. Anche i biscotti con lo zucchero diventano più buoni, più saporiti, ma se quel biscotto lo mangerai senza zucchero, vedrai che avrà un sapore decisamente più scarso. Quindi tornando a Coca-Cola l'aveva creata un farmacista. Per motivi che tuttora sono conosciuti, però è chiaro che la ricetta vera e propria rimane un segreto. Da lì in poi, dopo sono nate tante altre case produttive di bevande, tipo la Fanta e la Sprite. Però diciamo che la sostanza che è più sana fra la Coca-Cola e la Fanta sicuramente è la Fanta. O la Fanta Lemon, sono bevande tendenzialmente più sane perché non c'è caffeina, non sono meno acidose, però contengono sempre lo zucchero, sempre sostanze che possono creare un po' di obesità. Infatti, molti bambini cioè, diventano obesi perché consumano una gran quantità di Coca-Cola. Coca-Cola ti appiccica i denti, se tu tieni la Coca-Cola in bocca per 2 minuti. È molto acidosa, molto corrosiva, ti rovina anche i de denti, cosa che i denti si sa devono restare più sani possibili, no? Per il bene un po' di tutti, dopo andare a rimettere a posto a dei costi decisamente alti. Quindi la Coca-Cola è una sostanza che non va assolutamente avuta, una sostanza che bisognerebbe eliminare. Dopo sono tanti altri marchi che la Coca-Cola fatti tipo Pepsi, tutte quelle altre sostanze lì. È una cosa che fa molto male. Comunque vorrei farvi vedere un video, origine della Coca-Cola. Di quello che probabilmente è il marchio più conosciuto al mondo, la Coca-Cola. La bevanda fu inventata da John Smith Pemberton, un farmacista di Atlanta in Georgia, come rimedio contro il mal di testa e la stanchezza. L'Ottocento è un'epoca però in cui quasi chiunque può dirsi dottore o farmacista negli Stati Uniti, e Pemberton non fa eccezione. Quella che lui vende come una medicina è invece una bevanda che ai giorni nostri sarebbe considerata dannosa e sicuramente illegale. Inizialmente si chiamava Pemberton's French Wine Coca e non era un'idea del tutto originale. Il farmacista si era basato infatti sul vino di coca, una mistura di vino e foglie di coca che si usava bere in Europa, inventata dal farmacista Angelo Mariani, che la vendeva come Tonico Mariani. Il 1885 segna l'arrivo del proibizionismo negli Stati Uniti e con questo la svolta per la bevanda. Vietato l'alcol, Pemberton si trova a dover sostituire il vino. E contemporaneamente gli si apre anche una nuova opportunità di business. Gli Stati Uniti sono pieni di bar che hanno bisogno di bevande fresche e analcoliche. Il vino viene quindi sostituito con estratto di cola, una noce di origine africana contenente caffeina. John aggiunge una buona dose di zucchero e acidificanti per migliorare il sapore.
ed ecco nata la primissima versione della famosa bibita. Il nome e il logo furono inventati dal contabile di Pemberton, Frank Mason Robinson, che lo disegnò a mano basandosi su un carattere molto usato all'epoca e scambiando con una C la K iniziale di cola. Pemberton cominciò anche alcune campagne pubblicitarie, comprando pagine di giornale e facendo disegnare il logo sulle vetrine dei bar. Colpito dai debiti, però, il farmacista dovette un poco alla volta vendere quote dell'azienda e finì nel 1888 con il vendere tutto ciò che gli restava ad Asa Candler, che avendone intuito il potenziale, comprò tutte le quote rimaste ed iniziò una massiccia campagna di marketing che comprendeva ogni tipo di prodotto, dai coupon per avere un bicchiere gratis a ventagli, calendari ed orologi. Fu in questi anni che la bevanda cominciò a diffondersi veramente e nel 1898 Candler poté finalmente annunciare agli azionisti che oggi si beve Coca-Cola in ogni stato e territorio degli Stati Uniti. Da qui l'ascesa continuò fino ad arrivare ad essere, secondo alcuni esperti, il marchio più riconosciuto al mondo. Ma la ricetta? La ricetta ovviamente è stata cambiata una volta divenuti noti gli effetti della coca, ma non ha perso completamente l'ingrediente chiave. La bibita infatti contiene quello che viene chiamato aroma 7X, estratto da foglie di Erythroxylum novogranatense, una varietà di coca che viene coltivata legalmente in Perù, da cui la Stepan Company estrae gli aromi necessari ed elimina il principio attivo psicotropo sotto stretta sorveglianza della DEA, l'ente americano antinarcotici. La ricetta, inoltre, non è sempre la stessa. Si è evoluta nel tempo per... Quindi vedete cosa ha detto? Coca è un termine abbreviato di cocaina, è un estratto della foglia di coca. Quindi è una bevanda che come ho detto, conteneva della droga. Era una bevanda che non si sa per quale motivo questo farmacista abbia creato questo tonico, questa bevanda di coca, per motivi che non sappiamo, boh. O se era un'eccitante, sicuramente era una bevanda che era un'eccitante, io non so come sono, cioè, gli effetti della cocaina, io non faccio uso di droghe, ma tendenzialmente questo tipo di bevanda si basa molto sulle foglie della coca, infatti il nome. Per venire incontro ad esigenze di mercato e restrizioni legali. E tuttora ne esistono diverse variazioni, a seconda del paese in cui viene venduta. Ovviamente, ogni versione della ricetta è un segreto industriale, gelosamente custodito e conosciuto per intero da pochissime persone. Un'ultima curiosità. La voce secondo cui il vestito rosso e bianco di Babbo Natale fu inventato da Coca-Cola è in realtà un falso. Esistono documentazioni di questo tradizionale vestito. Volevo sentire un altro video che magari forse magari spiega un po' meglio. Di adulti e di adolescenti solo negli Stati Uniti, che spendono complessivamente 39 miliardi di dollari l'anno per procurarsela. Ma queste sono stime piuttosto vecchie, quindi sono dati in aumento. A causa della sua improvvisa notorietà, può sembrare che negli Stati Uniti la cocaina sia sbucata di colpo dal nulla verso la fine degli anni 70. In realtà non è così. La cocaina pura, per usi illeciti, era già diffusa da oltre un secolo e le foglie di coca, che ne sono la fonte, venivano masticati per i loro effetti psicoattivi da almeno 1000 anni. Le foglie producono essenzialmente gli stessi effetti sulla psiche della sostanza chimica pura, ma dato che sono masticate, la cocaina in essa contenuta viene assorbita molto gradatamente attraverso lo stomaco e quindi nel circolo sanguigno. E gli effetti psicoattivi che ne derivano sono molto più graduali e meno intensi di quelli della polvere cristallina che viene di solito inalata oppure iniettata. La civiltà incaica del Perù accordò un posto rilevante alla coca. I primissimi a farne uso in quella società furono le classi reale e sacerdotale. Le foglie di coca venivano considerate simbolo di divinità, un dono concesso dal dio Sole al primo, una speciale medaglia al merito. Il preparato di Marianne fornì poi l'ispirazione a John Pemberton,
un farmacista della Georgia, il quale nel 1886 progettò la Coca-Cola. L'evoluzione della Coca-Cola offre un esempio ancor più sorprendente del limite vago tra bevanda gradevole e medicinale. Essendo farmacista, all'inizio Pemberton vendette la Coca-Cola come rimedio per il mal di testa e come stimolante. E nel registrare il marchio di fabbrica la descrisse così: vino francese di coca, tonico ideale, riconoscendo così in qualche modo il merito anche a Mariani. Il preparato originale di Pemberton conteneva vino, quindi alcol, che venne in seguito eliminato e sostituito con estratto di noce di cola, che è una fonte di caffeina, una pianta soprattutto africana. La nuova formula della Coca-Cola fu pubblicizzata come la bibita degli intellettuali e la bevanda dei sobri. Nel 1888 Pemberton sostituì l'acqua normale con acqua gassata, dando così la frizzantezza alla Coca-Cola. A parte il fatto che contenesse ancora cocaina, il prodotto si era ormai evoluto nella forma attuale, classica, che conosciamo tutti, della bevanda americana Coca-Cola. Un altro farmacista, Asa Candler, comprò i diritti da Pemberton e nel 1892 fondò la Coca-Cola Company. La conseguente ampia diffusione della bevanda fece sì che i drugstore americani si dotassero tutti, come attrezzatura, di un banco per bevande analcoliche. Altro esempio del legame nella società occidentale tra ricerca del benessere fisico e ricerca del piacere. All'inizio di questo secolo, l'ambiente medico cominciò a rendersi conto dei pericoli della cocaina legati alla dipendenza che creava. Per questo motivo, alla fine, la sostanza fu eliminata dalla formula della Coca-Cola e sostituita con maggiori quantità di caffeina. Allora, avete capito, non c'è bisogno di spiegarlo. Quindi la Coca-Cola ha origini dalla tua droga. Questo farmacista ha creato questa sostanza eccitante perché c'è stato il proibizionismo in America, che non si poteva più bere alcol, e hanno creato questa nuova moda che poi ha dato dipendenza da questa sostanza che era chiamata cocaina, che poi fu intitolata Coca-Cola. È una sostanza che dava tendenzialmente dipendenza perché aveva la cocaina e la caffeina e ti istigava a bere di più. È una sostanza molto eccitante. Io penso che la cocaina sballi anche, no? E questa bevanda era un succo con il nero, non era altro che un caramello zuccherato per dare molto sapore alla be bevanda, e quindi le origini di questa bevanda di Coca-Cola, appunto, è la questi due ingredienti qua, che poi oggi non c'è più la cocaina, ma c'è soltanto la caffeina, o se no c'è adesso addirittura la versione, cioè senza caffeina. Comunque è una sostanza che fa assolutamente male. È nata come sostitutore del vino, l'alcol, ed è nata questa bevanda qui. Adesso è chiaro che non c'è più il proibizionismo, adesso la gente beve, ovviamente è chiaro che bersi un bicchiere di vino o un bicchiere di Coca-Cola, cioè io penso che un bicchiere di vino sia la cosa più normale che un essere umano possa fare. Ecco, io ho smesso da anni di bere Coca-Cola, non bevo più Coca-Cola da tanti anni, quindi o se no bevande gassate fanno male alla salute. Meglio più bersi piuttosto una birrettina piccolina, se un ragazzo ha raggiunto una certa età da poter metabolizzare l'alcol. Queste sostanze qui sono sostanze che fanno assolutamente male. Ha origini veramente la Coca-Cola molto brutte, poi fatta passare come una bevanda che faceva bene, che aveva
delle cose belle, e invece la Coca-Cola è assolutamente una bevanda che fa molto male, quindi non va bevuta. Adesso la storia la conoscete, chiaro che gli ingredienti a ricetta ufficiale non si sanno, però non è difficile le origini che ha avuto da capire. Bene, ragazzi, io avrei finito. Vi auguro a tutti voi un buon Natale e una buona serata.